Ancora un libro all'aria aperta, en plein air, Termini Imerese nella preistoria di Giovanni Mannino. Sono oltre 200 pagine pubblicate nel giugno del 2002 per la casa editrice Gasm, di Gaetano Schifano. Giovanni Mannino è un archeologo di fama internazionale con tantissime pubblicazioni alle sue spalle. Ha lavorato alla soprintendenza alle gallerie per la Sicilia, alla soprintendenza archeologica di Palermo e si è occupato di sopralluoghi, ricerche e scavi in centri abitati, in necropoli, nelle grotte delle province di Palermo e di Trapani. Ha svolto ricerche speleologiche esplorando oltre 700 grotte in Sicilia e in Italia. Ha al suo attivo numerose scoperte di graffiti, di figure antropomorfe, zoomorfe e lineari in oltre 50 grotte, tra cui quelle di Termini Imerese. Voi che mi guardate, preparatevi ora con questa lettura a fare un viaggio nel tempo di oltre 13.000 anni, perché con questo suo lavoro Giovanni Mannino, facendo tesoro dei reperti sopravvissuti e custoditi nei musei di Termini Imerese e di Palermo, si convince e ci convince che il territorio termitano sia stato frequentato da gruppi di cacciatori e raccoglitori paleolitici all'incirca dal 13.000 all'8.000 avanti Cristo e poi da comunità umane che hanno percorso tutto l'arco della preistoria siciliana. Il libro è un'ampia e documentata ricerca di quanto è stato scoperto sul periodo preistorico nel territorio di Termini Imerese, dalla primissima età della pietra, quando l'uomo giunge per la prima volta nell'area termitana, fino alle soglie della cosiddetta età storica. Il testo, ripercorre i rinvenimenti effettuati sin dalla seconda metà dell'Ottocento, per merito di eruditi locali, fino ad arrivare alle, recenti ed ultime scoperte come la necropoli rupestre di Monte Castellaccio. Ma tutto è rivisitato con gli occhi attenti dell'esperto studioso di archeologia, il Mannino, che ha percorso i luoghi esaminando tutte le grotte e i ripari del territorio che mostravano un interesse preistorico. Ne ha scoperti di nuovi e in qualche occasione ha effettuato saggi archeologici che hanno permesso di gettare nuova luce sulle attuali conoscenze. Il libro si apre con la presentazione del territorio termitano e delle sue montagne, dell'antica flora, della fauna che popolava la regione, i cui resti sono emersi durante gli scavi effettuati nelle grotte della zona. Ci descrive in modo particolareggiato il Monte San Calogero con i suoi valloni, i suoi anfratti, il suo rimboschimento, l'antica flora, e poi il Mannino si sofferma sulla paleofauna e mette in dubbio la presenza dell'elefante che Ettore Regalia nel suo studio del 1907 aveva riportato sulla base di reperti acquisiti addirittura dal Patiri, raccolti all'inizio del secolo insieme al sacerdote Carmelo Palumbo e scoperti nel riparo del castello. Quindi non pensate che ci siano stati gli elefanti a Termini. La zona sarà stata magari popolata da cinghiali, antilopi e da volatili di tutto rispetto, quali uno per tutti, l'aquila. Il volume prosegue poi con una spiegazione molto dettagliata delle varie fasi della preistoria che permette attraverso anche un linguaggio semplice anche per quel lettore completamente estraneo al tema, di comprendere i diversi aspetti dell'evoluzione e per mezzo degli utensili descritti il tipo di sepolture e la ceramica rinvenuta, nonché di seguire in maniera dettagliata l'avvicendarsi delle varie età, da quella della pietra fino al passaggio successivo a quella del rame e in seguito a quella del bronzo.
Vengono poi esaminati tutti i siti conosciuti nel territorio termitano, segnando un rigoroso ordine cronologico. Anche quelli che, nonostante fornissero indicazioni eccezionali per la preistoria termitana, non hanno mai trovato un riscontro nemmeno nelle ricerche dello stesso autore o di altri palettinologi. Vengono menzionati in questo libro tutte le grotte e i ripari che hanno restituito materiale archeologico, facendo parlare molto spesso gli stessi scopritori e comunque senza mai sovrapporsi ad essi, intervenendo solamente per rettificare o aggiungere qualche altra informazione utile alla comprensione della scoperta e a collocarla nel suo esatto ambito. E qui il Mannino ci dà interessantissime notizie. Riesuma, ma con grande perplessità, anche una segnalazione di Giosuè Meli di Termini Imerese, allora impiegato presso la soprintendenza, che rendeva noto il ritrovamento di utensili del Paleolitico inferiore nella contrada di Termini chiamata Giancaniglia. Mannino poi si sofferma sulla Rocca del Castello e le sue grotte, sulla rocca che Ledrisi definì un poggio a cavaliere sul mare, dedicando poi tantissime e interessantissime pagine sul riparo del castello, sul riparo di Borgoscuro nella Valle del San Leonardo, sul riparo di Contrada Franca che si trova nel lato orientale del San Calogero. Ed ancora un'ampia descrizione della grotta Geraci, le cui pitture ritrovate non hanno però alcun legame con il mondo preistorico. Ed ancora la grotta Puleri o Marfisi sulla Termini Caccamo, dove furono ritrovati svariati avanzi di cranio, falangi, denti molari, oltre a tantissime ossa del rimanente corpo. Non manca di segnalare la grotta di Nuovo e la grotta Pernice, che fu abitata, e la grotta Navarra, una delle più grandi, che si trova a circa un chilometro da Cozzo Imperatore, tra l'acquedotto Scillato e quello di Brucato. E infine un interessantissimo reportage sulle mura pregne, un capitolo veramente da leggere senz'altro, perché c'è tanto da apprendere. Infine voglio aggiungere che si sappia che Termini Imerese vanta una grande tradizione negli studi sulla presenza dell'uomo preistorico nel territorio. Basti pensare che la prima scoperta di un sito dell'età della pietra, come detto prima, risale al 1871 per opera dell'erudito sacerdote Carmelo Palumbo, che rinvenne in una contrada di Termini i segni dei nostri antichissimi padri, allorquando traevano vita nomade e quasi selvaggio. Successivamente le scoperte si moltiplicarono, contribuendo così a delineare i vari aspetti culturali che si sono succeduti nel nostro territorio in una dozzina di millenni. Un notevole apporto a tali ricerche lo ha dato l'autore della pubblicazione, Giovanni Mannino, che ha rinvenuto frammenti di selce e quarzite con punte a dorso, così dice, a dorso abbattuto, utensili tipici del paleolitico finale siciliano. Per la maggior parte delle scoperte furono realizzate nella seconda metà dell'Ottocento per opera appunto di Carmelo Palumbo, sacerdote, e del geologo Ciofalo, entrambi termitani, ai quali si unì successivamente l'erudito Giuseppe Patiri. Bene, senza dimenticare il prezioso contributo di tantissimi altri studiosi di livello internazionale che all'inizio del secolo, richiamati dalle scoperte avvenute, visitarono e studiarono il nostro territorio raccogliendo interessanti reperti. Quello del Mannino è un lavoro interessantissimo, mi aggiungo fortunato chi nella sua libreria tiene questa pubblicazione. Cercatela ovunque e se la trovate acquistatela senz'altro, arricchirà il vostro sapere. Buona lettura!